God Save the Wine, finalmente abbiamo la possibilità di assaggiare in anteprima un Brunello da Montalcino 2015, finalmente è autunno e possiamo anche dedicarci a vini più adatti alla stagione, anche se i vini Castellotti Cecchi hanno imparato a sorprenderci, per uno si aspetta vini potenti, ricchi eccetera, invece hanno un'eleganza, una finezza incredibile. Però Tommaso, il problema che vogliamo risolvere stasera, problema, fosse l'ottimo dei problemi, è cosa bere il prossimo autunno, quindi una proposta autunnale fra queste della tua cantina. Allora, proposta autunnale sicuramente il rosso di Montalcino 2017, abbiamo atteso l'autunno per i suoi colori, per le sue temperature che ci portano a bere Sangiovese e non solo, ci portano a bere comunque in generale rossi. Il rosso 2017 è stata un'annata che tutti sappiamo essere stata caldissima, torrida, per noi è stata un'annata sicuramente che ci ha un po' premiato perché siamo in una zona fresca di Montalcino, quindi c'è una grande, è un Sangiovese un po' vibrante, nel senso centrato sulle salinità, meno legno rispetto ad altre annate, un Sangiovese che si presta benissimo per abbinamenti cibo vino, è il Sangiovese per l'autunno secondo me, effettivamente, in tante occasioni. Effettivamente anche da wine bar, anche su due affettati, prosciuttino, senza troppi pensieri. E invece oggi ci ha dato pensieri Fabio Barbaglini, che è lo chef bravissimo qui del Fu, che si è presentato con una coscia battuta, insomma manzo, però condita all'orientale, con un'emulsione di olivello spinoso e fichi. Cioè, quindi su questo, su cosa, ecco, facciamo un abbinamento e magari un po' sconvolge i nostri canoni. Sconvolgiamolo con un Brunello anteprima 2015, per me sai Andrea che è sempre un piacere quando sono qui con te, portare una cosa nuova, avere un'occasione per assaggiarla insieme. La 2015 è un'annata che non ha bisogno di presentazioni, è un'annata grandiosa, un'annata al grande equilibrio, ma ricordiamoci un'annata calda, comunque l'estate è stata tendenzialmente calda, non è stata un'annata fresca e ovviamente ci ha aiutato a essere ancora una volta in un versante fresco, quindi portare nel bicchiere una struttura ma anche tanta freschezza, tannini abbastanza levicati, molto setosi, è giovane in questo momento ma secondo me è l'abbinamento giusto per un piatto così. Ecco, questo è abbastanza sorprendente perché vedete, uno si aspetta il Brunello, si aspetta la ricchezza, tutta la 2015, un'annata ricca e calda, invece sarà il versante, sarà la mano insomma di Tommaso Cantina, ma effettivamente questo vino ha un'eleganza, ha un carattere aereo, molto, molto soffice, un grande floreale, però un po' in bocca ritorna la forza del tannino e la struttura ci sono, ma riesce a giocarsela anche in chiave più leggera. C'è questa bella nota agrumata, il bergamotto, l'arancio, è veramente un vino, a me ha sorpreso, te lo dico onestamente, al di là dell'intervista, il 15 Brunello ero partito un po' prevenuto, mi aspettavo delle fruit bomb, invece i primi due o tre che ho assaggiato effettivamente era andata ancora meglio di quanto si pensasse. Quindi insomma, se Buongiorno si vede al mattino sarà sicuramente grandissima annata, se rimarrà un po' di Brunello a comprare, perché l'hanno quasi prenotato in tutto il mondo, ma insomma per gli amici ne avanza sempre qualcosa. Sì.